Il 1966, calcisticamente parlando, ci consegnerà grandi imprese, come la sesta Coppa dei Campioni del Real Madrid ed il primo e ad oggi ancora unico titolo mondiale dell'Inghilterra. In tutto ciò, in una Bulgaria dilaniata dal regime comunista del leader Teodor Zivkov, brillava la stella di Gheorghe Asparukov, centravanti fenomenale in forza all'Eski Sofia, tecnicamente eccelso ed altamente risolutivo, scomparso purtroppo a soli 28 anni in un incidente stradale nel 1971. Nessuno pensava sino a quel momento che nello stato balcanico potesse esserci qualcuno degno di ereditare il suo talento e persino in grado di superarlo, sino a quando venne alla luce colui che più volte ha dichiarato quanto Dio fosse bulgaro. Signore e signori, stiamo parlando di Risto Stoichkov, nato a Plovdiv l'8 febbraio di quel magico 1966 che, come detto, registrò importanti eventi nell'epicentro calcistico. Risto, a differenza di Asparukov, emerge nell'altra squadra di Sofia, il CSKA, con la quale gioca dal 1984 al 1990, segnando ben 81 gol in 119 partite nel campionato bulgaro, vincendo 3 titoli nazionali e 4 coppe di Bulgaria, dove resta emblematica la finale di andata del 1985, dove realizzò una quaterna agli odiati rivali dell'Evski, per poi scendere in campo nella gara di ritorno con un provocatorio numero 4. Il gesto ne scaturisce una rissa furibonda a fine partita, con Stoichkov che viene inizialmente radiato per poi essere squalificato per un solo anno, con questa sanzione che gli impedirà di fatto di partecipare appena ventenne ai mondiali messicani del 1986, dove avrebbe dovuto far coppia in avanti con Nasko Sirakov. Il 1989 è però per lui finalmente l'anno della svolta in chiave internazionale, perché con 7 reti all'attivo divenne capocannoniere della Coppa delle Coppe, incontrando in semifinale il Barcellona guidato da uno Johan Cruyff che se ne innamorò calcisticamente, riscontrando in Risto quella magia di calcio totale a lui tanto cara. Già! Proprio così, perché Stoichkov era in grado di essere indistintamente trequartista, attaccante ed esterno di fascia destra, con un mancino sublime e mortifero a cui andavano aggiunte grandi doti di uomo assist. Un vero genio del pallone, dal carattere ribelle, che in terra catalana, dopo i primi mesi di ambientamento, divenne un idolo incontrastato del popolo azulgrana, conquistando tra il 1990 ed il 1995 la Liga Spagnola per ben 4 volte, ma soprattutto la Coppa dei Campioni del 1992, la prima ed unica per Johan Cruyff da allenatore, vinta a Wembley contro una straordinaria Sampdoria con un gol nei supplementari su punizione da parte del suo connazionale Ronald Koeman. È davvero magica quella lì, che coincise anche con la prima volta in assoluto nella Coppa delle Grandi Orecchie per i Culets, al tempo denominati Dream Team, sulla falsa riga della squadra americana di basket, che però nel 1994 persero maldestramente l'appuntamento con il loro secondo successo continentale nel trofeo più prestigioso d'Europa, travolti in quella circostanza per 4-0 ad Atene dalla furia di un Milan indiavolato, che domò gli attacchi sia di Stoichkov che di un Romario, da un anno suo nuovo partner di attacco. Nonostante quella bruciante sconfitta, per Risto quello fu un anno denso di magia, coinciso con uno storico quarto posto dei bulgari al mondiale americano e con l'apice della sua carriera che lo incoronò inoltre pallone d'oro alle spalle di due mostri sacri come Roberto Baggio e Paolo Maldini. A Stati Uniti 94 divenne anche capocannoniere del torneo con 6 reti, al pari del russo Oleg Salenko, dove restano emblematici soprattutto i gol realizzati al cospetto di un'Argentina da poco orfana di Maradona e quello nel 2-1 nei quarti contro la Germania,
con una punizione a giro di sinistro che lasciò in quella circostanza impietrito l'estremo difensore teutonico Boldo Higner. Dopodiché in semifinale ci fu solo la sfortuna di trovarsi di fronte un'Italia di un Roberto Baggio in stato di grazia, con la consapevolezza però di aver scritto comunque la storia. Tutto ciò a cominciare dallo storico 1-2 di Parigi contro la Francia di Cantona e Papin nelle qualificazioni, con Risto che in quella circostanza non segnò, infondendo però carisma ed esperienza a quel manipolo di futuri eroi. Nel suo futuro, nella sola stagione 1995-96, per Stoichkov ci fu anche l'Italia, in un Parma che per accaparrarselo bruciò anche la concorrenza della prima Inter di Massimo Moratti, con il bulgaro che però in terra ducale non riuscì mai ad esprimersi ai suoi livelli standard, ritornando poi in un Barça entrato in una nuova era, quella di Ronaldo il Fenomeno, di cui Risto fu sia partner di attacco che riserva. In un finale di carriera che vide anche un fugace ritorno a casa nelle fila del CSKA Sofia, successivamente speso in Arabia Saudita, Giappone e in quegli Stati Uniti che ne avevano già raccontato la sua meravigliosa leggenda.